potrebbe essere questo il destino del nostro pianeta. Ma non vi racconteremo la storia di come potremmo sparire. Vi racconteremo la storia di quello che accadrebbe al mondo che lasciamo. La scomparsa dell'uomo può sembrare un'ipotesi fantascientifica. Ma prima o poi quel giorno arriverà davvero. Il giorno in cui l'uomo non abiterà più questo pianeta. Non è difficile pensare che l'uomo possa sparire dalla Terra. Ogni generazione ha le sue leggende sull'Armageddon e l'Apocalisse. Ma noi siamo i primi a poter autodistruggerci con azioni deliberate. Che vita ci sarà senza esseri umani? Siamo perseguitati dai miti della nostra distruzione. Pensiamo che potrebbe essere il turno di qualcun altro. Che cosa faranno quando non ci sarò più? Che succederà al pianeta? È la domanda più naturale del mondo. Per l'uomo il tempo è finito. Non abbiamo più alcun potere sul pianeta. Benvenuti sulla Terra. Popolazione zero. A poche ore dalla nostra scomparsa, nel mondo le luci iniziano a spegnersi. Negli Stati Uniti più del 70% dell'energia proviene dalla trasformazione di combustibili fossili. Le centrali continueranno a produrre elettricità finché non esauriranno il combustibile. Senza nessuno che rifornisca i generatori di carburante, in breve tempo le luci delle città del pianeta inizieranno a spegnersi. Le centrali nucleari non dovrebbero fondersi. Un reattore medio ha combustibile sufficiente per continuare a funzionare altri 2 anni. Ma non ci saranno uomini a consumare l'energia generata dalla centrale. E il reattore si fermerà automaticamente entrando in modalità di sicurezza dopo solo 2 giorni. Anche l'energia eolica non può durare all'infinito. Le turbine hanno bisogno di essere lubrificate per continuare a funzionare. Se nessuno si occupa del mantenimento delle turbine, la corrente non viene prodotta. A mano che le centrali elettriche si spengono, le interruzioni di corrente provocano una serie di guasti a catena. Dopo qualche settimana il pianeta sprofonda nell'oscurità. Un buio totale che non sperimenta più da quando l'uomo scoprì il fuoco. Forse l'ultimo bagliore di luce artificiale sulla Terra si vedrebbe negli Stati Uniti occidentali. Qui l'imponente centrale idroelettrica della Hoover Dam non si accorgerebbe neanche della scomparsa dell'uomo. La sua fonte di carburante, infatti, è inesauribile. A Hoover Dam, il carburante è l'acqua contenuta nel bacino del lago Mead, alle spalle della diga.
Quindi finché c'è acqua nel bacino idrico, la centrale elettrica non smette di funzionare. L'acqua del bacino continua a fornire energia ai generatori delle idroturbine. I generatori funzionano automaticamente. Quindi l'impianto resta attivo se i sistemi operano normalmente. Supponiamo che io e i miei colleghi dovessimo andarcene stasera per non tornare più. Se l'impianto restasse nelle condizioni attuali, continuerebbe a funzionare anche senza di noi. E lo farebbe per una settimana. Per più settimane, per mesi. Forse un paio d'anni tutto funzionerebbe regolarmente. Sulla Terra senza l'uomo, l'Hoover Dam sarebbe una delle ultime centrali a smettere di funzionare. In un mondo dove l'elettricità è sempre di meno, altri sistemi cominciano a fermarsi. Le città principali sono collegate da una complessa rete di tunnel sotterranei. I tunnel hanno funzioni di drenaggio e di cablaggio e nelle città più grandi vengono usati anche per il trasporto. Molti di questi tunnel sono al di sotto del livello del mare e per evitare che si allaghino serve un sistema di pompe che viene azionato quando necessario per aspirare l'acqua. Nella metropolitana di New York, più di 700 pompe lavorano per non far allagare i tunnel. In media aspirano 50 milioni di litri d'acqua al giorno. Se non ci fossero più uomini, nessuno azionerebbe le pompe e la metropolitana di New York si allagherebbe in circa 36 ore. Intanto, in superficie, il cibo marcisce sugli scaffali dei supermercati. I frigoriferi casalinghi diventano semplici contenitori per cibo in decomposizione. Ma l'acqua che fuoriesce per lo scongelamento dei freezer diventa essenziale per alcune delle creature che abbiamo abbandonato. Che cosa accadrebbe ai nostri animali domestici senza le cure degli uomini? I cani inizierebbero a morire uno dopo l'altro. Appena gli uomini scompaiono, smettono di creare gli scarti alimentari di cui i cani si nutrono. Non possono aprire lattine o il frigorifero. Quindi devono uscire di casa. Il cane domestico deve uscire, altrimenti dentro non sopravvive. E una volta fuori deve trovare una fonte di cibo. Appena esce dalla finestra, si trova di fronte un paesaggio completamente diverso. La prima cosa che può fare è quella di tornare a frugare tra tutte le cose morte che ora si trovano nel mondo. Si stima che al mondo ci siano 400 milioni di cani e 300 razze diverse. Solo poche sono in grado di sopravvivere in un mondo senza uomini. I cani più piccoli non resisterebbero neanche una settimana senza di noi. Non ci sarebbe spazio per i cani piccoli. I cani sono competitivi. In natura i lupi prevalgono sui coyote, i coyote sulle volpi, e quindi la legge del più forte si imporrebbe anche tra i cani domestici. Nella lotta per la sopravvivenza, molte caratteristiche delle razze canine selezionate nel tempo
diventano dei grossi handicap. Prendete i cani con le zampe corte o quelli con il muso schiacciato o allungato. Sarebbero tutti spacciati. Non potrebbero muoversi agilmente e quindi non riuscirebbero a cacciare. Io credo che la razza media, il cane di taglia media, abbia maggiori possibilità di sopravvivenza. Magari anche le altre razze potrebbero sopravvivere, ma di sicuro non avrebbero una vita facile. Mentre i cani lottano per trovare il loro posto, altre creature che gravitano attorno alle case cominciano a notare la nostra assenza. Sono animaletti diffusi ovunque, ratti e topolini, che riteniamo capaci di vivere anche senza di noi e che invece sopravvivono grazie alle nostre riserve di cibo. I ratti e i topi vengono di solito definiti roditori commensali, perché in pratica siedono alla nostra stessa tavola. Dipendono molto da noi. I topolini comuni e il ratto norvegese, ad esempio, se la passerebbero molto peggio senza l'uomo. Nelle prime settimane successive alla scomparsa dell'uomo, i topi saccheggiano le dispense e gli scaffali dei negozi. Dopo aver esaurito queste riserve di cibo, devono tentare di sopravvivere con cartone, tessuti e colle. Se una città fosse abbandonata, i ratti sarebbero costretti a guadagnarsi da vivere onestamente. E questo significa che dovrebbero tornare nella natura selvaggia e competere per procurarsi il cibo. Alla fine, i roditori devono uscire dalle case e dai palazzi, diventando così facili bocconcini per i predatori. Anche se è molto probabile che ratti e topi riescano a sopravvivere, il loro numero diminuirebbe di molto. A 6 mesi dalla scomparsa dell'uomo dalla Terra, le aree urbane iniziano a trasformarsi in luoghi selvaggi. I predatori tornerebbero velocemente in assenza dell'uomo. Siamo stati noi a dargli la caccia e a creare delle condizioni per loro sfavorevoli. Siamo andati nel loro territorio apposta per stanarli, ma tornerebbero in fretta. I predatori più piccoli, come i coyote e le linci, vivono da sempre nei pressi degli insediamenti umani. Queste specie sono le prime a colonizzare i nostri quartieri abbandonati. I carnivori più grossi devono aspettare di più. Occorre del tempo per ricreare l'habitat necessario a soddisfare il loro appetito. Ma non passerà molto prima che si spingano a cacciare in quelli che una volta erano i nostri cortili. A 1 anno dalla scomparsa dell'uomo, i villaggi e le città sono ancora riconoscibili. Ma la natura comincia a reclamare i suoi spazi. Una delle conseguenze più evidenti in assenza dell'uomo sarebbe la trasformazione delle superfici incolte, delle aree di parcheggio e delle strade, che verrebbero invase da piante selvatiche. Ovunque arrivi il sole, è molto probabile che crescano delle piante. I semi restano incastrati nelle crepe dei muri e qui germogliano. Le piante sono straordinarie da questo punto di vista. Possono distruggere tutto nel giro di pochi anni. Senza l'uomo che le elimina, le piante infestanti, come il dente di leone, iniziano a crescere in ogni crepa delle strade. Quando muoiono, i loro resti si uniscono agli onnipresenti muschi e licheni, creando un nuovo strato di terreno. Questo suolo sabbioso è povero di nutrimenti, quindi permette la fioritura soltanto di quelle piante che, come i trifogli, riescono a ricavare l'azoto dall'aria.
I giardini ben curati diventano campi incolti. Per i cervi diventano pascoli. Anche gli animali selvaggi hanno iniziato ad addentrarsi nelle città abbandonate. Il supposto dominio dell'uomo sulla natura si rivela molto debole. Ma i segni della nostra vulnerabilità sono sempre stati presenti. Questo è un albero ailanthus. Di solito mette radici in luoghi inospitali e si attacca alle crepe dei muri. In questo modo provoca molti danni. Quando le radici si allungano, la loro forza espansiva si scarica sulla malta e le pietre, provocando il crollo della facciata. Se queste piante invadono la facciata di un edificio, i danni che creano sono ingenti. La natura si prende la sua rivincita. Neanche le costruzioni imponenti come l'Hoover Dam sono invincibili. Per poter sfruttare l'energia del fiume sono serviti 21.000 uomini e 5 anni di duro lavoro. Ma è sufficiente un anno senza esseri umani perché i 17 enormi generatori, apparentemente indistruttibili, vengano messi fuori uso da un organismo grande quanto una nostra unghia. Il lago al di sopra della diga è popolato da una specie infestante di mollusco chiamato comunemente cozza zebra. L'invasore, proveniente dall'Europa orientale, non ha predatori naturali nel Nord America, a parte l'uomo, che lo stacca dalle grate e dalle tubature su cui prolifica. Questi molluschi si attaccano alle pareti interne delle tubature e vi proliferano. Si riproducono molto molto velocemente, crescono uno addosso all'altro e possono anche arrivare a bloccare del tutto le tubature. I tubi che portano l'acqua per raffreddare i generatori dell'Hoover Dam sono un luogo ideale per questi molluschi. E senza l'uomo che li toglie, si diffondono come una malattia. Se le cozze bloccano i tubi di raffreddamento, non possiamo contrastare il surriscaldamento dei generatori. Questo farebbe scattare l'allarme automatico antisurriscaldamento, che avvierebbe la sequenza di spegnimento del generatore. E questo succederebbe, uno dopo l'altro, a tutti i generatori dell'Hoover Dam finché l'intera centrale verrebbe spenta. A Las Vegas, lo spegnersi dell'ultimo bagliore di luce artificiale sulla Terra restituisce alla notte la sua oscurità primordiale. Con i generatori fuori uso, l'Hoover Dam non lascia più passare l'acqua. E il fiume Colorado a valle inizia a prosciugarsi. Dall'altra parte della diga, dato che l'acqua non può più rifluire da nessuna parte, il livello del lago Mead inizia a salire. L'acqua si riverserebbe sul lago Mead e arriverebbe fino al punto di straripare dagli sfioratori da entrambi i lati della diga. Senza il controllo umano, le forze della natura rivendicano la supremazia sulla Terra. Gli incendi naturali che un tempo l'uomo riusciva a tenere a bada infuriano ormai indisturbati. Gli edifici abbandonati, le erbacce, i detriti nelle città e nei quartieri non fanno altro che alimentare le fiamme. Chicago brucia. I maestosi edifici vittoriani di San Francisco si accendono come enormi fiammiferi.
E proprio come nell'antichità, Roma brucia di nuovo. Il legname carbonizzato degli edifici che crollano agisce da fertilizzante per il suolo, offrendo l'azoto necessario alle piante per crescere rigogliose. Cinque anni dopo la scomparsa dell'uomo, le strade del pianeta stanno scomparendo al di sotto di un manto verde che dilaga indisturbato. La natura non conosce limiti. Buckingham Palace a Londra viene invaso da piante rampicanti e dal muschio. A Mosca, la piazza rossa diventa verde. La natura reclama la sua terra molto in fretta. Queste scale erano state ripulite 18 mesi fa. Se tornassimo tra 18 mesi, sarebbe difficile ritrovarle. E tra 5 anni sarebbe impossibile. Il dominio dell'uomo sulla natura è sempre stato solo un'illusione. Quando la città cambogiana di Angkor e i suoi templi furono abbandonati nel XV secolo, gli alberi della giungla iniziarono a crescere sulle strutture di pietra, finendo per inglobarle nelle loro radici. Senza gli eserciti di giardinieri e manovali, le città moderne sono destinate a soccombere alla forza della natura. Nel Central Park di New York, i vasti prati non curati vengono invasi da alberi e arbusti. Dopo 5 anni senza manutenzione, il parco ormai sembra una foresta. A Central Park ci sarebbe il caos. All'improvviso spunterebbero alberi e piante dappertutto. Gli animali e le piante che ora ci vivono crescerebbero di dimensione e numero e inizierebbero a diffondersi nella città. Stesso destino tocca a Washington. I suoi maestosi monumenti vengono inghiottiti dal verde. E in quello che un tempo era il nucleo della città, ora riecheggiano i suoni della giungla. Gli animali dello zoo rappresentano un'incognita. Se riuscissero ad uscire dalle loro gabbie, per le strade girerebbero indisturbati leoni e tigri, due specie che riuscirebbero a sopravvivere senza problemi nell'era postumana. Washington non sarebbe certo il loro habitat ideale, ma comunque questi animali sono in grado di trovare sempre il modo per sopravvivere. Il destino degli animali custoditi nello zoo rimane un'incognita. Però conosciamo il destino del pianeta a 20 anni dalla scomparsa dell'uomo. Perché c'è un posto sulla Terra dove è già accaduto. Sono trascorsi 20 anni dalla scomparsa dell'uomo. Senza gli esseri umani che ridipingono e sistemano le crepe, anche gli edifici di cemento hanno iniziato a cedere. La mancanza di manutenzione rende le città spettrali. Gli animali che si tenevano alla larga dai centri abitati ora costruiscono le proprie tane tra i muri cadenti. Come facciamo a saperlo? C'è un posto al mondo dove è accaduto davvero. Siamo nella piazza centrale di Pripyat, in Ucraina, un tempo la città più moderna dell'Unione Sovietica.
20 anni fa, Pripyat è stata abbandonata. Osservare questi luoghi ora ci dà l'idea di quello che succede quando l'uomo abbandona un luogo civilizzato. Evacuata dopo il disastro nucleare di Chernobyl, Pripyat è passata dall'essere una città di 50.000 abitanti a una città fantasma in una notte. Le aule delle scuole piene di polvere sono rimaste come gli studenti le hanno lasciate 20 anni fa. La vegetazione si arrampica sugli edifici distruggendone la struttura. Un parco di divertimenti che doveva aprire 4 giorni dopo l'incidente non è mai stato inaugurato. La ruota panoramica ospita la ruggine, invece di bambini in festa. Le autoscontro soccombono immobili all'inesorabile decadenza. Pripyat offre l'opportunità unica di vedere come si trasforma una città costruita dall'uomo e poi abbandonata. Il mio contatore Geiger segnala che qui non c'è pericolo. Il livello di radiazioni non è molto alto. Ma, come vedete, siamo arrivati al punto in cui sarebbe impossibile recuperare queste strutture. Ora ci troviamo in quello che una volta era il centro culturale di Pripyat, dove si incontravano gli amici, vi si organizzavano feste, manifestazioni, concerti e balli. Gli artisti si esibivano sul palco dietro di me. Ma dopo 20 anni, le forze della natura hanno intaccato questa struttura. Per quanto imponente appaia, questa facciata di cemento non è immune al freddo degli inverni ucraini. Quando la temperatura scende al di sotto dello zero, l'acqua che si è infiltrata nelle crepe si congela ed esercita una pressione tale da spaccare il cemento. La vegetazione cresce indisturbata e le radici delle piante si diramano fino ad intaccare le fondamenta e le scale. Traendo nutrimento dall'umidità, le radici crescono e si allungano. Lentamente riescono a infiltrarsi anche nel cemento. Sono passati solo 20 anni. Immaginate come sarà questa struttura fra 200 anni. Dopo l'incidente, gli scienziati si aspettavano un immane disastro ambientale nella regione. La maggior parte degli alberi che sorgevano nei 4 chilometri attorno alla centrale nucleare è stata uccisa dalle radiazioni. Molti animali sono morti. Ma incredibilmente gli effetti dell'assenza dell'uomo per 20 anni sono molto più evidenti dei danni iniziali causati dal disastro nucleare. Questa è la foresta rossa, un'area fortemente colpita dalla radioattività diffusasi dopo l'esplosione di Chernobyl. Gli alberi che vedete attorno a me sono stati uccisi dalle radiazioni. La quantità iniziale di radioattività era sufficiente ad uccidere tutte le forme di vita, animali e vegetali. Ma ora la natura sta risorgendo.
Una prova che dimostra che la vita animale e vegetale della zona si è ripresa è questo corno di cervo rosso, che sicuramente era un esemplare grosso e in salute. I cervi rossi non si trovano in nessun'altra zona della regione. L'area di Chernobyl è l'unico posto dove si possono trovare colonie di cervi rossi. Abbiamo trovato anche tracce del cinghiale russo. Il numero di cinghiali presenti in quest'area è 15 volte maggiore rispetto al resto della regione. Ci troviamo ora nell'asilo del villaggio di Karpachi, non lontano dalla stazione di Chernobyl. I bambini restavano qui mentre i genitori erano al lavoro, ma da quella notte di aprile nel 1986 non tornarono più. Questa era una camera da letto dell'asilo, dove i bambini dormivano e si riposavano. Si avverte un senso di vuoto qui, le finestre sono rotte, ma sembra che la stanza continui ad essere abitata. Gli uccelli ci volano dentro e si appoggiano sui davanzali. Abbiamo anche trovato tracce di un gufo che aveva vomitato cibo, peli, ossa e piume. Probabilmente gli piace starsene seduto qui. Quindi la stanza continua ad essere abitata. Persino gli alberi, che si erano rivelati particolarmente vulnerabili alle radiazioni, trovano ora nuovi spazi nella zona evacuata. Sono seduta nello stadio di Pripyat, il luogo dove 20 anni fa si radunavano centinaia di tifosi. Mi sembra quasi di sentire le risate, le urla della folla. Ma 20 anni dopo, come vedete, la situazione è molto cambiata. Il campo si sta lentamente trasformando per tornare ad essere quello che era centinaia di anni fa, e cioè una foresta decidua. Io sono cresciuto in una città come questa e mi divertivo un sacco sugli autoscontri, anche se ero dall'altra parte del mondo. È triste vedere cosa resta della bella cittadina di Pripyat e rendersi conto che nessuno vivrà più qui. Ma c'è anche un altro lato della medaglia, molto più incoraggiante, e cioè che la vita ha più capacità di ripresa di quanto pensassimo. Anche in assenza dell'uomo, la vita continuerà e crescerà rigogliosa lasciando la sua eredità. Noi faremo sempre parte della vita, anche se scompariremo. La nostra eredità vivrà anche dopo di noi. Sono trascorsi 25 anni da quando l'uomo è scomparso. In campagna, la natura sta cancellando ogni traccia della presenza umana. Nelle periferie, branchi di cani randagi si aggirano per i quartieri abbandonati, alla ricerca del loro prossimo pasto. In alcune grandi città, l'acqua rappresenta un grosso problema. Al tempo degli umani, Londra era protetta dalle alte maree da 10 porte retrattili di acciaio che venivano alzate durante le tempeste per isolare il Tamigi dal Mare del Nord. Ma senza uomini ad azionare le barriere,
Londra non ha difese. C'è un'altra città che corre lo stesso rischio. Amsterdam. Un'alta marea a New York. Alcuni infissi si sono già scardinati. Le finestre si rompono. Molte altre rischiano di crollare. Dopo 25 anni di esposizione all'umidità e al calore, senza alcuna manutenzione, il sigillante per finestre, che di solito è flessibile, è diventato rigido. Ora il vetro è un tutt'uno con la cornice. Con l'espandersi e il contrarsi della struttura di metallo, a causa dei cambiamenti di temperatura, il vetro, non altrettanto elastico, finisce per rompersi e cadere sul marciapiede sottostante. Dopo che alcune finestre di un edificio come questo cadono a terra, gli effetti della pressione del vento diventano drammatici. Lo stesso vale per la pressione che agisce dall'esterno. In più, l'aspirazione che si crea aggrava il problema, provocando la caduta di altre finestre. L'edificio si riempie così dei detriti spinti dal vento in queste aperture. Arriva un temporale estivo. Sul tetto del palazzo, il parafulmine di rame che un tempo proteggeva le migliaia di lavoratori degli uffici si è corroso ed è quindi inutile. Un lampo trasforma il grattacielo in un vero inferno. Ma l'edificio abbandonato diventa il rifugio di un animale sopravvissuto miracolosamente. I piccioni, che prima dipendevano dall'uomo per il sostentamento, riescono a superare bene i 25 anni senza di noi. I piccioni sopravvivono. Riescono a vivere anche nella natura selvaggia. Se gli uomini scomparissero, ma ci fossero ancora le loro case e i palazzi, i piccioni se la passerebbero bene perché li userebbero come loro habitat naturale. Oltre ai piccioni, la scomparsa dell'uomo condizionerebbe anche le abitudini degli scarafaggi. Pensate a quei poveri scarafaggi abituati a ingozzarsi con i nostri avanzi. Quando non ci saremo più, sentiranno la nostra mancanza. Saranno dispiaciuti. Ma non lo saranno tanto a lungo. Gli scarafaggi prediligono i nostri avanzi, ma possono vivere anche mangiando rilegature dei libri, cartoni e qualsiasi materia organica in decomposizione, come foglie morte e radici. Se il cibo non costituisce un problema, il clima invece è fondamentale per gli scarafaggi. Il calore che li faceva sopravvivere era quello prodotto artificialmente dall'uomo. Gli scarafaggi sono una specie originaria dei tropici e gli esperti sostengono che non possono sopravvivere all'inverno delle città più fredde. Ma è difficile fare scommesse con una specie animale che ha visto nascere e morire i dinosauri. Gli scarafaggi sono estremamente adattabili. Sono comparsi più di 300 milioni di anni fa. Io scommetterei sulla loro capacità di sopravvivenza. Il primo inverno dopo l'uomo ne muoiono tanti. Ma molti di più sono quelli che migrano sottoterra per trovare calore in attesa del ritorno di temperature più miti. In una città abbandonata, priva di insetticidi, infestata di vegetazione e con la falda freatica più alta, questo insetto, una volta infestante, si gode una vita di lussi. Per l'uomo gli scarafaggi sono solo una seccatura, mentre i lupi
significano terrore. Per questo sono sempre stati cacciati. Quando i primi colonizzatori europei giungono negli Stati Uniti, le campagne sono popolate da circa 500.000 di lupi. Nel XX secolo, nei 48 stati americani, questi predatori sono praticamente estinti. Ora, senza più cacciatori, la popolazione dei lupi si moltiplica per 6 ogni anno che passa. A 25 anni dalla nostra scomparsa, potrebbero tranquillamente esserci 500.000 di lupi in giro per gli Stati Uniti. Una ripopolazione di questo tipo è già avvenuta in piccola scala. Nel 1995 i biologi hanno liberato qualche decina di lupi all'interno del Parco Nazionale di Yellowstone. Qui nessun cacciatore ha potuto puntargli contro il fucile. Nell'arco di 10 anni, da poche decine, i lupi sono diventati 1.500 esemplari. In breve tempo, spargendosi, si sono allontanati dalla zona di liberazione per spingersi fino agli stati del Wyoming, del Montana e dell'Idaho. Accadrebbe velocemente. Da una dozzina di lupi, in soli 10 anni, siamo arrivati a una popolazione di 1.500 esemplari, che ha finito per occupare un'area geografica piuttosto ampia, distribuendosi su un territorio di ben 3 stati. Nelle condizioni giuste, i lupi si riproducono molto velocemente. Potrebbero arrivare fino a Manhattan o a Chicago? Se ce la farà il cervo, i lupi gli staranno dietro. Ma l'uomo non si è limitato a cacciare gli animali. Li ha chiusi in trappola. Negli Stati Uniti ci sono 5 milioni di chilometri di strade asfaltate. E non è una coincidenza il fatto che molte vie di comunicazione attraversino i sentieri che gli animali utilizzavano per migrare da un posto all'altro. Se una zona è adatta per le migrazioni degli animali, è anche perfetta per costruirci una strada. Infatti le strade attraversano le principali vie di migrazione del Nord America. L'asfalto e le automobili, ad esempio, hanno condizionato profondamente l'orso grizzly. Il suo habitat è stato dimezzato dalle strade. Il grizzly si è ritrovato isolato in territori molto ristretti e tagliato fuori da potenziali fonti di cibo ed eventuali compagni. In un mondo senza uomini. Per il grizzly le strade non sono più una barriera. Al contrario, diventano vie da seguire. Sentieri che li riportano nei territori originari. L'uomo è scomparso da 40 anni. Mentre le strutture costruite in acciaio e cemento resistono, le abitazioni delle periferie iniziano a cedere. Quasi il 90% delle case americane ha la struttura in legno. Alcune sono bruciate. Altre vengono divorate dai parassiti. Senza le vernici e i trattamenti, il legno delle case è infestato dalle termiti. Le termiti vanno pazze per la cellulosa, il composto elementare del legno. E sono degli insetti insaziabili. Una colonia di termiti riesce a divorare fino a 450 kg di legno in un anno. E nella loro avanzata distruttiva, le termiti non sono sole. La decomposizione inizia quando il legno è esposto agli agenti atmosferici. È un processo molto complicato.
In pratica i microbi attaccano il legno e rilasciano nell'atmosfera biossido di carbonio e metano. Senza gli uomini, in una decina di anni la maggior parte degli edifici costruiti in legno crollerebbe. Di fronte al doppio attacco delle termiti e della decomposizione, le travi che sostengono il tetto cedono. Viene così a mancare quel confine tra il dentro e il fuori che è sempre stato importante e fondamentale per stabilire il concetto di casa. Le sostanze come la malta e la roccia dureranno più a lungo, ma comunque si sgretoleranno a causa dei naturali processi chimici e degli agenti atmosferici. Quindi crollerà tutto senza lasciare traccia. La natura inghiottirà velocemente queste rovine. Quel che resta di questa casa, nel mezzo del Druid Hill Park di Baltimora, una volta ospitava il custode dello zoo. A prima vista, questa casa sembra abbandonata da più di 100 anni, ma in realtà era abitata fino a 40 anni fa. È pazzesca la velocità con cui la natura si riprende i suoi spazi. Le piante rampicanti hanno ricoperto quasi tutti i muri. Sono nati degli alberi. Le piante fanno pressione sulla struttura e la distruggono chimicamente. Le strutture costruite in pietra e muratura dureranno molto di più di quelle costruite in legno. Quanto ci metteranno a sgretolarsi dipende dall'ambiente circostante. Di certo la costa del Maine non si può definire clemente. Qui, quando le abbandoni, le strutture non crollano, si sciolgono. I palazzi di Black Island, nel Maine, erano fatti con lo stesso granito utilizzato per costruire e decorare città come Boston, New York e Philadelphia. Black Island è stata abbandonata intorno al 1920. Qui gli edifici sono svaniti nel nulla nel giro di 80-90 anni. Non è rimasto niente. In condizioni normali e con la manutenzione dell'uomo, le costruzioni di pietra possono durare migliaia di anni. Parti degli antichi acquedotti romani sono ancora in piedi. Ma senza manutenzione, la pietra rischia di soccombere a un nemico particolare. I nemici principali della pietra sono il sale e i cristalli di sale. Migliaia di anni fa l'uomo aveva già scoperto che il sale deteriorava le piramidi. Ci sono molti modi in cui il sale si può infiltrare negli edifici e nei monumenti di pietra: attraverso l'aria inquinata, l'acqua marina e le feci degli uccelli. Il sale si scioglie nell'acqua e quando l'acqua evapora si infiltra nei pori dei materiali da costruzione come i mattoni e la pietra, ma anche il cemento. Quello che succede è che il sale aumenta di volume all'interno dei pori della pietra finché non ha più spazio e quindi spacca la pietra stessa. Questo video vi mostra a velocità accelerata come si decompone la pietra in seguito al deterioramento provocato dal sale. Ci sono volute 3 settimane per passare da questa pietra a quest'altra, deteriorata dalla cristallizzazione del solfato di sodio. 3 settimane in questo laboratorio artificiale equivalgono a pochi anni in un ambiente naturale inospitale o a poche decine di anni in un clima desertico meno rigido. Se potessimo vedere al microscopio cosa accade all'interno delle piramidi, riusciremmo a vedere il sale che deteriora la pietra. Anche se non sono immuni al deterioramento, le piramidi sono sopravvissute per quasi 5.000 anni grazie al loro volume e all'ambiente caldo e secco del deserto. Troppo grandi per essere distrutte dall'uomo o dalla natura, le piramidi di Giza sono l'unica meraviglia del mondo antico, giunta fino all'età moderna. Molti monumenti antichi sono arrivati fino a noi soltanto grazie alle cure che l'uomo vi ha apportato nel corso dei secoli. La Sfinge è stata liberata dalla sabbia e restaurata per la prima volta nel 1400 a.C.
Secondo gli esperti, senza l'intervento dell'uomo, il deterioramento causato dal sale e dall'erosione del vento trasformerebbe la Sfinge in un mucchio di polvere in un arco di tempo variabile dai 500 ai 1000 anni. Le strutture di cemento più grandi, come l'Hoover Dam, resisteranno per un tempo ancora più lungo. Le pareti della diga sono talmente spesse che 70 anni dopo essere stata ultimata, il cemento all'interno non si è ancora asciugato del tutto. Ma delle 15 dighe più alte degli Stati Uniti, solo 10 sono di cemento. Le altre sono fatte di roccia o terra, come la Trinity Dam nel nord della California. Se ci fossero ancora gli esseri umani, questa falla nella diga sarebbe stata già riparata. Ma l'era dell'uomo è finita da tempo. Alcune dighe sono veramente enormi. Se dovessero cedere, cosa che inevitabilmente accadrà col tempo, l'ondata d'acqua che si formerà dietro di loro e che si riverserà nella vallata sottostante sarebbe così grande e potente da spazzare via qualsiasi cosa. L'uomo non c'è più da 50 anni. E la sua mancanza comincia a farsi vedere anche nelle strutture più accuratamente progettate. Tutto quello che è stato progettato dall'uomo contiene in sé il seme della propria distruzione, ponti e palazzi compresi. Il ponte di Brooklyn è uno dei più famosi al mondo, da oltre 125 anni. Il motivo per cui resiste così tanto è che è costantemente controllato dagli ingegneri, viene ispezionato regolarmente, sottoposto a manutenzione, colorato, gli vengono sostituiti i pezzi da cambiare. Senza l'uomo il processo di deterioramento sarebbe molto più rapido. Le parti più vulnerabili dei ponti sospesi sono i tiranti in acciaio. Sono stati testati in laboratorio, non sul ponte, per fortuna, ma quello che vedete è il classico tipo di cedimento che questi cavi hanno spesso. Questo è un cavo singolo, che probabilmente avrà una resistenza alla trazione pari a 14 kg centimetro quadrato. Per quanto siano resistenti, i tiranti hanno un difetto fondamentale: il materiale con cui sono fatti. L'acciaio è un minerale che si trova in natura, costituito per il 95,98% da ferro. Esposto all'umidità, il ferro si ritrasforma nel minerale presente in natura. Cenere alla cenere, polvere alla polvere. Torna da dove è venuto. Veniva dalla terra sotto forma di ossido e torna ad esserlo. È il processo che viene chiamato corrosione e si innesca ogni volta che l'acciaio è esposto all'umidità. Il nemico principale dell'acciaio è la corrosione. Per questo bisogna tenerlo lontano dall'acqua. E quindi serve manutenzione. Se non è controllato, si corrode. Ultimato nel 1883, il ponte di Brooklyn è costato 15 milioni di dollari. Negli ultimi 20 anni, 3 miliardi di dollari sono stati spesi per la sua manutenzione e quella degli altri ponti dell'East River. Nell'era dell'uomo, il ponte di Brooklyn era tenuto costantemente sotto controllo e ridipinto interamente ogni 10 anni circa. Dall'altra parte degli Stati Uniti, a San Francisco, il Golden Gate Bridge è seguito da una squadra di 17 carpentieri e 38 pittori. Se gli chiedi che fanno, ti diranno che dipingono il ponte. Che succederebbe se non lo facessero più? Ora ve lo spiego.
I cavi comincerebbero ad arrugginire e la vernice a scrostarsi. E dopo essersi arrugginiti, i cavi si spezzerebbero e a quel punto il ponte crollerebbe. Da 75 anni l'uomo non è più su questa terra. Dei 600 milioni di automobili che un tempo l'uomo utilizzava per spostarsi lungo le strade del mondo, resta soltanto un cumulo di ferraglia arrugginita. Le auto abbandonate avranno un destino diverso a seconda del luogo in cui si trovano. Quelle abbandonate nel deserto del Mojave dureranno molto a lungo. Un'auto lasciata nella mia terra natale, la Scozia, avrà un destino molto diverso. Tutte le macchine lasciate in prossimità del mare, cioè in un ambiente ricco di sale, non resisteranno più di 20-30 anni. Gli pneumatici si sgonfiano nel giro di pochi anni, mentre la gomma e i materiali sintetici di cui sono fatti restano intatti per secoli. La vernice si rovina in fretta e una volta scrostata, la ruggine corrode la carrozzeria della macchina a una velocità di un decimo di millimetro l'anno. 75 anni dopo l'uomo, anche le auto che si trovano in ambienti meno ostili sono ridotte a semplici scheletri. Dopo 100 anni, delle macchine degli esseri umani, resta soltanto un mucchio di lamiere. Sono trascorsi 100 anni dalla nostra scomparsa. Il ponte di Brooklyn, che ha servito l'uomo per oltre 125 anni, non riesce a superare il secolo senza di lui. I tiranti cedono, il ponte e le ringhiere iniziano a deformarsi e a oscillare. Il ponte si sgancia e crolla nell'East River. Per un ingegnere è molto triste pensare che questa icona di bellezza sia destinata a crollare. Ma senza manutenzione sarebbe inevitabile. Come crollano i ponti? Una volta che iniziano a corrodersi, i tiranti cominciano a cedere. Non ci vuole molto perché i tiranti si spezzino. Basta una fessurazione di piccole dimensioni. Vi chiederete che cosa accade quando cedono. Come cedono? Si spezzano in due? La risposta è che iniziano a danneggiarsi alcuni singoli settori e poi via via si innesta una reazione a catena che coinvolge tutti gli altri. Un ponte sospeso come il Golden Gate sopravvive al cedimento di un tirante. Ma già quando due o tre non reggono più, il ponte è in pericolo. Un ammasso di acciaio precipita nell'acqua sottostante. Cederà inevitabilmente. Tra 200 anni? Dubito che resisterà tanto. Prima o poi il ponte finirà in acqua. Se alcune delle più grandi strutture artificiali sono già crollate dopo soli 100 anni, ci sono speranze che la nostra civiltà lasci un segno indelebile quando non ci saremo più. Che cosa resterà delle testimonianze della nostra storia e della nostra cultura 100 anni dopo la scomparsa dell'uomo? Qui conserviamo i nostri ricordi più preziosi e i loro nemici principali sono la temperatura e l'umidità. Finché il materiale è mantenuto nelle condizioni adatte, siamo sicuri che si conserverà molto a lungo. Conservate nelle condizioni ideali, si stima che la carta e la pellicola resistano dai 2 ai 300 anni. Ma è sufficiente esporle agli agenti atmosferici di un ambiente non controllato,
per dimezzarne la durata. Se non ci fosse più corrente elettrica, nel giro di una settimana ci sarebbero dei picchi molto alti di temperatura e umidità. In un ambiente così ostile, l'acetilcellulosa, il materiale più utilizzato nel XX secolo per le pellicole cinematografiche e le fotografie, inizia a formare bolle e a deformarsi. Tutta la cultura e la storia che contengono, dai filmati dello sbarco in Normandia alle produzioni di Hollywood, fino ai nostri preziosi filmati amatoriali, non sopravvivrebbe neanche un secolo senza le nostre cure. Tutte quelle immagini preziose, col passare del tempo, faranno questa fine. Questi sono esempi dei vari stadi di decomposizione della pellicola di acetilcellulosa, esposta a una grande quantità di umidità. È un materiale deperibile. Nelle biblioteche, le depositarie di tutto il nostro sapere, i danni sono opera di microscopici invasori. Anche se non possiamo vederle, le spore della muffa sono dappertutto. Restano inattive aspettando le condizioni migliori per entrare in azione. L'umidità è un'ottima alleata. Un ambiente umido è ideale per far crescere la muffa. Qualche libro può sfuggire a questo destino avverso. I manoscritti del Mar Morto hanno resistito per 2000 anni nelle grotte del deserto di Giuda proprio grazie al clima arido e all'assenza di luce del sole. Ma queste sono rarissime eccezioni. Senza l'intervento dell'uomo, un libro come questo resisterebbe un altro centinaio d'anni. Neanche i supporti digitali dureranno per sempre. Le stime di vita di CD e DVD vanno da qualche decina d'anni a qualche secolo, in condizioni ideali. Conosciamo gli Egizi perché hanno inciso le loro testimonianze sulla pietra. Noi fissiamo la conoscenza, le informazioni, la storia e le scoperte su mezzi informatici come i CD o sulla carta stampata. Ma questi sono tutti supporti che deperiranno nel corso del tempo. Non dureranno migliaia d'anni come i reperti che ci hanno lasciato gli Egizi. È abbastanza ironico il fatto che, nonostante la nostra tecnologia, non abbiamo ancora trovato niente di così duraturo come le tavolette di argilla o gli strumenti di pietra. Centocinquant'anni dopo la scomparsa dell'uomo, nei tunnel della metropolitana di New York, invasi dall'acqua nelle prime 36 ore, ormai scorrono dei torrenti sotterranei. Le travi e gli archi che sorreggono i soffitti dei tunnel stanno per cedere. Queste gallerie non sono molto più profonde delle strade. Queste colonne sorreggono sia il soffitto dei tunnel che la strada sovrastante. E col tempo, se le gallerie sono piene di acqua, le colonne cominceranno a corrodersi e quindi a cedere. Nelle gallerie si ode l'eco dello scricchiolio delle strutture in cemento armato che cedono. Intanto, in superficie, le strade sprofondano. La vita nelle città è sempre più animata.
Le piante rampicanti sono cresciute ai lati dei grattacieli abbandonati, adattandosi a trarre nutrimento dall'acqua piovana che si raccoglie nelle crepe e sui davanzali. I rampicanti arrivano dappertutto con i loro rami. Sarebbe bello se producessero frutta o qualcosa di commestibile. Una pianta con della frutta costituirebbe una fonte di energia per gli animali. A quel punto si formerebbe un ecosistema in verticale. Gli uccelli vi andrebbero a nidificare e dietro a loro arriverebbero anche i predatori. In questo ecosistema verticale, gli insetti e gli animali più piccoli non sono soli. Ci sono anche i gatti. Ci sono degli esempi interessanti in giro per il mondo. Al Colosseo abitano tantissimi gatti. Le tombe e le antiche catacombe ospitano intere colonie di gatti che utilizzano questi luoghi per dormire. I felini che vedete sono i discendenti dei nostri gatti domestici. Subito dopo la scomparsa dell'uomo, i gatti hanno sostituito la loro dieta con topolini di campagna e uccelli. Cacciare all'aperto è faticoso. Ma nei piani alti le prede sono più facili da catturare. Trovando nell'ecosistema verticale tutto quello che serve loro per sopravvivere, i gatti non hanno necessità di scendere a terra. Sono i sovrani incontrastati di una nuova catena alimentare che si sviluppa in altezza e si godono indisturbati il magnifico panorama della nuova città. Riesco a immaginarmi New York con i palazzi ricoperti di rampicanti e con i falchi che volano. Sarebbe carino, molto carino. Per adattarsi a vivere nel nuovo ambiente, i gatti potrebbero subire alcune mutazioni. Viaggiando con la fantasia, potremmo arrivare a pensare che i gatti diventerebbero una sorta di scoiattoli volanti che saltano da un posto all'altro. Possiamo trovare le risposte più fantasiose per descrivere la vita in un ambiente così insolito. Mentre i gatti hanno fatto un grosso salto in avanti, molti cani sono regrediti allo stadio dei loro antenati. Quelli che si sono incrociati con i lupi ora girano in branchi per cacciare prede più grandi. Credo che i nostri cani, per quanto tranquilli possano sembrare quando sonnecchiano nel salotto, abbiano sempre un istinto di sopravvivenza che li spinge a fare qualsiasi cosa per abbattere una preda e nutrirsi. ...150 anni dopo l'uomo. Gli oceani brulicano di vita. Le creature marine hanno accolto con gioia la scomparsa dell'uomo. Abbiamo sempre trattato il mare in due modi diversi, come una dispensa e come una discarica. Negli anni siamo diventati sempre più bravi a provocare danni al mare. Senza gli uomini che pescano e inquinano, il mare finalmente vive una straordinaria ripresa. È già successo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i pescherecci alleati evitavano l'Atlantico settentrionale. La popolazione di pesci è cresciuta a dismisura.
La biologia di alcuni pesci ci viene incontro, perché animali come il pesce luna producono milioni di piccoli in un anno, cioè molti di più del loro equivalente terrestre per dimensione, la bocca. Grazie all'enorme potenziale di riproduzione, il mare tornerebbe in salute molto velocemente, se la razza umana dovesse scomparire. Gli studi hanno dimostrato che nel XVIII secolo, prima dei danni provocati dagli umani, gli oceani riuscivano a sostenere tantissime forme di vita. Ci sarebbero tantissime balene all'orizzonte, decine di tonni che saltano e così tante tartarughe che potremmo attraversare il mare camminando sui loro gusci. Se l'uomo dovesse scomparire dalla faccia della Terra, l'oceano tornerebbe a fiorire. Anche i gabbiani proliferano, ma il loro destino non è altrettanto sereno. L'abbondanza di cibo prodotto dall'uomo ha fatto crescere la popolazione di gabbiani oltre il numero che la natura è in grado di sostenere. Noi umani siamo una specie molto dannosa e per molto tempo abbiamo aperto discariche dove abbiamo buttato tutto quello che non possiamo mangiare. Ma dal punto di vista dei gabbiani, le discariche sono un vero e proprio ristorante gratuito. Quindi molti degli uccelli, che non avrebbero superato il primo inverno se avessero dovuto procurarsi il cibo altrimenti, sono riusciti a sopravvivere grazie alle nostre discariche. Una conseguenza immediata di un mondo senza uomini sarebbe una marea di gabbiani affamati che cercano di procurarsi il cibo. Dopo l'iniziale moria, i gabbiani che sopravvivono approfittano degli oceani finalmente ripopolati. I pesci ora non ricordano neanche più il tempo in cui erano la facile preda dell'uomo. Duecento anni dopo l'uomo. Da New York a Chicago, da Seattle a Parigi, le nostre icone di ferro e acciaio stanno per crollare. Pur resistendo di più rispetto ai grandiosi ponti sospesi americani, la Torre Eiffel non è invincibile. Al tempo degli umani, la sua struttura in ferro doveva essere ridipinta ogni 7 anni per non cedere alla corrosione. L'età e la struttura accomunano la Torre Eiffel al viadotto ferroviario Kinzua, in Pennsylvania, alto 90 metri. In origine era un ponte di ferro battuto, che poi è stato ricostruito in acciaio a cavallo del Novecento. Anche in questo caso, senza la necessaria manutenzione, la ruggine si fa strada. Che accade con la corrosione? I punti di saldatura si bloccano e non riescono più a scorrere. Ecco alcuni pezzi del viadotto. Vedete come sono corrosi? Questo non è più acciaio. Una struttura con i punti di saldatura bloccati non riesce ad assorbire la tensione causata da forti venti. Alla fine, durante una tempesta di vento, è crollato a terra. Pezzo dopo pezzo, il ponte è caduto nella vallata sottostante su cui dominava da oltre 100 anni. Questo per scarsa manutenzione. Ci sono molti altri esempi di strutture simili create in quell'epoca. Una è la Torre Eiffel. È un'icona, ma questo non la protegge dalla corrosione. Se nel tempo la struttura non viene sottoposta a regolare manutenzione, si danneggerà finché non cadrà. L'arco di tempo tra i 100 e i 300 anni dopo la scomparsa dell'uomo sarà l'era dei grandi crolli.
A Seattle, lo Space Needle è stato progettato per oscillare di 2,5 cm ogni 15 km orari di vento. Ma con l'acciaio che inizia a corrodersi, basta un vento poco più forte di una brezza per cancellare dallo skyline il simbolo della Fiera Mondiale del 1962. Quando l'uomo è scomparso, il livello del mare stava già salendo. A Manhattan, nel corso dei secoli, il suolo saturo su cui poggiano le fondamenta di calcestruzzo dell'Empire State Building ha provocato un'inclinazione del grattacielo. Una volta che un edificio devia dalla sua verticale, la pressione dovuta alla gravità accentua le forze che agiscono sulla sua base. Comunque è difficile che un grattacielo cada a terra come un albero in una foresta. Ma una volta che inizia a pendere da una parte, la forza di gravità potrebbe far sì che la parte superiore dell'edificio crolli su se stessa. Anche la città di Chicago, dove sono nati i grattacieli, comincia a dare segni di cedimento. La Sears Tower, la struttura più alta realizzata dall'uomo nel Nord America, ha raggiunto la fine del suo regno. I primi 500 anni dopo l'uomo sono un'era segnata dalla rovina e dalla distruzione. Le strutture di cemento sono quelle che resistono di più. Gli antichi romani hanno inventato il cemento. E alcune delle loro strutture sono rimaste intatte per oltre 2000 anni. Ma il cemento moderno non è altrettanto resistente. Contiene più acqua e viene pressato meno accuratamente, il che comporta la formazione di molte più sacche d'aria e crepe. Inoltre, le moderne strutture di cemento hanno anche un altro difetto fondamentale. Le strutture di cemento armato poggiano su una maglia di sbarre di rinforzo d'acciaio. Non si corrodono perché il cemento mantiene un ambiente alcalino attorno a loro. Ma quando col tempo l'alcalinità si abbassa, l'acciaio inizia a corrodersi. Quando le sbarre d'acciaio arrugginiscono, il loro volume aumenta di 3 volte, creando una pressione verso l'esterno tale da sgretolare il cemento. In generale, dopo 50 anni comincerebbero a vedersi delle crepe superficiali nel cemento, dopo 100 anni cadrebbero pezzi interi di cemento e dopo 500 anni la maggior parte delle strutture in cemento armato sarebbe distrutta. Pensiamo alla nostra civiltà perduta. Proviamo a identificarci col passato. Con i greci e i romani, con le città di mattoni di fango di Ur. Tutti noi sappiamo che il nostro corpo cederà. Lo stesso vale per le città. Mille anni fa, 6,5 miliardi di persone chiamavano questo pianeta casa. All'inizio del XXI secolo, più della metà di loro viveva nelle città. Ma adesso, quelle città sono irriconoscibili. A 1000 anni dalla scomparsa dell'uomo, il panorama alle mie spalle sarebbe diverso. Non ci sarebbe quasi più traccia degli edifici e ancora meno delle attività dell'uomo. Vedremmo solo una fitta giungla. Il futuro delle città in un mondo senza uomini può essere immaginato osservando il passato. Questa è Minetta Street, a Greenwich Village. La maggior parte dei newyorkesi si chiede perché fa queste curve.
È così perché un tempo qui scorreva un fiume, il Minette. C'erano più di 40 fiumiciattoli nell'isola di Manhattan. Tutti portavano l'acqua piovana al mare. Che cosa succede oggi? La pioggia cade, la neve si scioglie e tutta quest'acqua scorre lungo la strada fino a quel tombino. Se non ci fossero più uomini, nessuno curerebbe la manutenzione dei marciapiedi e delle strade, che inizierebbero a sgretolarsi e a rompersi. Gli alberi cadrebbero, spunterebbero piante selvatiche e si ricreerebbe il ciclo idrologico naturale. E chi lo sa, magari Minetta Street tornerebbe ad essere un fiume. Utilizzando mappe storiche e modelli digitali, gli scienziati del progetto Manhattan stanno ricostruendo l'aspetto dell'isola al tempo in cui l'esploratore Henry Hudson navigò lungo le sue coste per la prima volta nel 1609. Ci troviamo a Folly Square, il centro amministrativo di New York e il luogo del celebre tribunale che vedete in TV. Qui non ci sono sempre stati questi palazzi colossali e queste strade. 400 anni fa qui c'era il Collect Pond, la riserva d'acqua potabile di New York. Dietro di me c'era un ruscello che si riversava nel fiume Hudson, un altro ruscello che finiva nell'East River e c'era un bello stagno circondato da colline. Quindi cosa accadrebbe se l'uomo scomparisse? Gli edifici cadrebbero a terra, il suolo comincerebbe a riformarsi, gli alberi spunterebbero dal cemento e diventerebbero la cornice dello stagno. La natura si riprenderebbe i suoi spazi e lentamente restituirebbe a questo posto l'anima verde che aveva in origine. Come il resto del pianeta, anche New York è cambiata molto. La trasformazione più impressionante è quella di Times Square. Il cuore pulsante della città è stato messo a tacere per sempre dalla potenza della natura. Diecimila anni dalla scomparsa dell'uomo. È possibile che dopo appena 10 millenni l'umanità sia svanita senza lasciare alcuna traccia? Gli scienziati hanno predetto che la nostra storia e la nostra cultura sopravvivranno grazie alle onde radio che si propagano nello spazio verso l'infinito. Prima o poi potrebbero essere captate da altre specie intelligenti che vivono su un pianeta lontano. Alcuni sono convinti che ci siano delle onde radio che dalla Terra si espandano nello spazio e che gridino all'universo: siamo qui e questa è la nostra cultura. Purtroppo, degli studi recenti condotti dal SETI, il gruppo di ricerca di forme di vita intelligenti extraterrestri, hanno dimostrato che le onde radio si trasformano in rumore nel giro di uno o due anni luce. Se fosse vero, i nostri segnali non arriverebbero nemmeno alla prima stella dopo il Sole. Allora cosa resterà a 10.000 anni dalla scomparsa dell'uomo che potrà raccontare la storia delle grandiose civiltà che un tempo avevano abitato il pianeta? Il ferro arrugginisce, il cemento si sgretola,
il legno e la carta si decompongono. Eppure, resta ancora qualcosa di quello che l'uomo ha costruito. Le strutture in pietra più grandiose. La grande muraglia cinese è invecchiata come le montagne. Subisce l'erosione, ma a una velocità talmente ridotta da restare riconoscibile per l'eternità. La grande piramide di Giza, le cui dimensioni colossali sono tali da farla durare il tempo sufficiente a essere inghiottita dalla sabbia del deserto. La Hoover Dam, che è stata costruita per essere resistente quanto le pareti dei canyon che la circondano. Si tratta di una delle ultime creazioni dell'uomo ancora in piedi. Ma adesso, a migliaia di anni nel futuro, la Terra sta per assistere all'ultimo grande crollo. È l'ambiente che ha la meglio alla fine. Terremoti, tempeste di sabbia, piogge. Ma ci sono alcune eccezioni. Per me una di queste è il Monte Rushmore. Il complesso scultoreo è in granito e si trova in un posto ecologicamente stabile. Il suo unico nemico sono le gocce di pioggia spinte dal vento. Credo che il Monte Rushmore resisterà per 100.000 anni, forse 200.000. Forse durerà abbastanza da essere visto dai nostri successori. E chi o cosa potrebbe prendere il nostro posto? Forse potrebbero riuscirci gli scimpanzé. Dobbiamo riflettere su una cosa. Alcuni scienziati credono che per la natura sia facile far evolvere una specie animale fino al livello che le consenta di poter usare degli strumenti e dominare così il proprio ambiente. Ma l'evoluzione che ha portato l'uomo alla capacità di osservare il cielo e immaginare il cosmo, alla capacità di contemplare se stesso e il proprio ruolo sul pianeta, potrebbe essere stata dovuta a un semplice caso. Quindi non credo che si possa parlare di una ripresa totale, ma di un pianeta la cui vita potrebbe continuare, con momenti migliori e momenti peggiori, ma senza nessuno in grado di parlarne o di pensarvi. Se i 4 miliardi e mezzo di anni della Terra potessero essere considerati in 24 ore, 10.000 anni si ridurrebbero solo a una frazione di secondo. E il tempo in cui l'uomo è vissuto sul pianeta durerebbe circa mezzo minuto. Come un villaggio abbandonato, la Terra continuerà a vivere senza di noi. La vita esisteva prima dell'uomo e continuerà a esistere.